concerto che si terrà domenica pomeriggio a San Giorgi è un unico, rappresenta un progetto di maggiore conoscenza dei Genesis. Sì, le edizioni dove le abbiamo lavorato così tanto, in maniera così dettagliata, non c'è voluto nemmeno di studio per riuscire a stendere le parti, che non si trovano le parti vicine. Siamo riusciti, insomma, alla fine, a mettere su una partitura corretta che rispecchiava chiaramente l'origine. E il progetto è di riuscire chiaramente a continuare, perché si inizia da questo primo, questa prima esibizione e poi si va intorno. Volevo anche chiedere, che se arrivate in concerto ci sarà una parte recitativa, così come faceva tutti gli altri, durante i suoi concerti, qualcuno dei suoi componenti. Sì, certo. Va bene. Sì, ci sarà una parte recitativa, ci ispireremo ovviamente alla figura di Gabriel, che è importante e centrale all'interno di ogni concetto dei Genesis. Era un evento appunto per questo, perché egli non solo recitava, ma si vestiva, si truccava. È necessario che questo, noi lo ripetiamo, perché è funzionale anche al senso del messaggio che è contenuto nei brani. Brani che peraltro presentano una notevole difficoltà tecnica, ci teniamo a dirlo, che è la difficoltà della ritmica, innovativa quella del maestro Phil Collins, e anche su questo con i tempi composti con il maestro abbiamo lavorato tanto per rendere la fluidità e non far percepire la pesantezza della struttura. E a tal proposito la figura di Peter Gabriel era allora necessaria per questo, perché nella preparazione che intercorreva tra un brano e l'altro, egli intratteneva il pubblico, e questo intrattenimento è diventato in realtà poi una parte essenziale del concerto stesso. Un'altra parte essenziale è rappresentata dall'utilizzo di strumenti ormai non molto utilizzati, ma molto in voga negli anni 70 e 80. Volete parlarci? Sì, la ricerca del suono ha dato sicuramente dei risultati interessanti. Una scommessa che credo possa appassionare tutti coloro che cercano il suono tipico e molto ricercato dell'epoca, dato da strumenti come il mellotron, come diceva lei, non è più tanto in voga, o del Taurus, che riempie le frequenze basse in modo molto molto importante. Però allo stesso tempo questo si sposa con una sonorità più moderna per risultare anacronistici, oppure dare un impatto troppo duro all'orecchio dell'ascoltatore, coinvolgere anche un po' il pubblico più giovane. Un'ultima domanda che potrebbe essere anche un augurio: parlando di Genesis, si parla di rock sinfonico, verrà un giorno in cui verranno le loro particolari insegnate anche nei conservatori, sì, con questo? Me lo auguro veramente. Che deve ritornare, come dire, bisogna che si ampli il repertorio del museo classico, e quindi è stato un esempio importante nel Novecento proprio, perché aveva già le radici sulla musica colta, arricchendo dal linguaggio del momento, che era il rock. Però è diventato molto un museo dove si improvvisava, è diventata appunto una musica esatta dove in realtà le parti venivano lo stesso. Queste parti è possibile riportare agli studenti e fare proprio un corso, una laurea di musica proprio, magari c'è un repertorio meraviglioso, e allora sarebbe felice di stare scritto per me. Sarebbe grazie a te.